Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. La sua professionalità e il suo senso di umorismo ha incantato il mondo dello spettacolo per via delle sue performance sia artistiche e attoriali che nel mondo della conduzione. Stiamo parlando proprio di lui, Flavio Insinna. L'uomo ha interpretato un ruolo di rilievo nella fiction Don Matteo, divenendo una star della fiction. Oggi, però, ha fatto una dichiarazione che ha preoccupato moltissimo i fan. Sin da giovanissimo, Flavio Insinna matura la passione per la recitazione e, dopo aver conseguito il diploma, comincia a studiare diplomandosi nel 1990 presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche, diretto da Gigi Proietti a Roma. Dopo essersi perfezionato sempre di più, Flavio ottiene alcune parti minori fino ad essere scritturato nel ruolo del capitano Anceschi nella famosa serie televisiva di Rai 1, Don Matteo, accanto a Terence Hill e Nino Frassica. A questa notevole esperienza se ne aggiungono altre come Ho sposato uno sbirro e Don Pappagallo e Don Bosco e molte altre commedie. A questo aggiungono le esperienze televisive alla conduzione di alcuni programmi di successo, tra cui Affari tuoi e L'eredità. Nonostante un periodo d'oro per l'uomo, egli finì al centro della polemica per aver trattato male alcuni membri dello staff e dei concorrenti all'interno del programma Affari tuoi. Riguardo a questo, l'uomo in una intervista rivelò: "Non mi sono ancora perdonato. Capisco che ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo, come un risotto che si lascia lì a mantecare." Grazie a quel programma, Flavio Insinna ha trovato l'amore e ha fatto una confessione che ha lasciato senza parole il pubblico a casa. La dichiarazione d'amore di Flavio Insinna, non tutti lo sanno, ma durante il programma condotto da Flavio Insinna, Affari tuoi, egli ha cominciato una relazione con una concorrente che gli ha folgorato il cuore, la splendida Adriana. La donna ha rappresentato il Veneto e tra i due è scoccata immediatamente la scintilla. In una intervista egli ha dichiarato: "Quando parte e va a trovare i suoi al nord, la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto, il giardino si intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce." Grazie alla semplicità della donna, l'uomo si sente completo tanto da confessare: "Ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta. Sono come Jack Nicholson in Qualcosa è cambiato, lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore." Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.